Sono molto contento di continuare questo percorso che come gruppo Masche McLellan stiamo facendo insieme a Valore D. Oggi abbiamo io credo, un bel interessante approfondimento. Parleremo ovviamente di un focus un po' più alto rispetto al passato, quindi il ruolo che il Consiglio di amministrazione deve avere per andare verso sempre più un'agenda inclusiva delle nostre aziende. Avremo uno speaker internazionale che ci racconterà quello che è stato il nostro contributo come gruppo Masche McLellan al World Economic Forum. Ma prima di tutto mi fa piacere, visto che questo è un webinar, diciamo, co-immaginato, co-gestito insieme a Valore D, mi fa piacere chiedere a Barbara Falkomer, direttrice generale di Valore D, un po' il suo punto di vista, lo stato dell'arte e qualche suggestione per entrare nell'agenda del nostro incontro, che come vedrete avrà un momento con Lia Losted, che è il nostro Principal e Pay Equity Leader per l'Europa e l'UK di Mercer, che vi racconterà questo nostro point of view. E poi ci sarà un collegamento con dei numeri, a noi piace sempre parlare di numeri e chiederò a Valentina Mosca, la nostra Practice Leader Day, di fare dei collegamenti. E poi due importanti CEO delle nostre aziende, la neonominata dottoressa D'Aserio, il CEO del gruppo Sole 24 Ore, e Emanuela Soffiantini, presidente e amministratore delegato di Electrolux Italia, che ci consentirà di discutere, no, e capire che cosa possiamo fare, cosa stiamo facendo e su che direzione dobbiamo andare. Barbara, io lascerei a te la parola, ti ringrazio ancora della partecipazione, ringrazio a tutti, ringrazio a voi dell'attenzione. C'è la possibilità ovviamente di mandare domande in chat e vedremo insomma se possiamo rispondere in tempo reale oppure eventualmente prenderle e individualmente andare poi a rispondervi. Vi ringrazio dell'attenzione. Barbara, prego. Grazie, grazie Marco, grazie a tutto il team Marsh e buongiorno a tutti voi. Io sono felicissima di essere qui oggi con voi perché questo, diciamo, calendario di attività, questa partnership che abbiamo con Marsh McLennan ci fa molto piacere. Siamo molto affiatati e lavoriamo insieme da parecchio tempo su tematiche che ci stanno a cuore. Allora, contrariamente a quello che immaginavo all'inizio, volevo proiettare tre slide, ma secondo me non è fondamentale. Tante cose verranno dette anche dopo di me, per cui magari mi focalizzo su alcuni concetti, diciamo, importanti su cui Valore D, che è un'associazione di imprese, ormai siamo più di 320, sta lavorando da un po' di tempo, ovvero collocare la DE&I, la Diversity, Equity and Inclusion, all'interno, e noi lo facciamo da anni, adesso è di gran moda e ne siamo felicissimi, all'interno dei fattori di ESG, quindi della sostenibilità, quindi sulla parte social, che si occupa delle persone e dell'impatto sulle comunità. Questo fattore S social è anche all'interno dei macro trend quello dominante, il più trasversale, sta dentro la trasformazione tecnologica, sta dentro la parte di geopolitica, dei cambiamenti geopolitici, quindi sta dentro un po' dappertutto perché appunto riguarda le persone. E le persone sono quelle che poi sono nelle aziende e costruiscono o meno il successo delle aziende, no? Per quello che ci stanno così a cuore, anche a noi piacciono i numeri, Marco, e quindi come associazione di imprese noi guardiamo proprio alla diversità e alla valorizzazione dell'individualità, insomma, della specificità delle persone, proprio come un fattore economico, un fattore critico di successo. E le persone oggi, ancora di più dopo questi 2 anni di pandemia, che sono stati un'accelerazione pazzesca, guardano alle aziende come a dei luoghi in cui stare bene. Quindi le aziende hanno, da una parte, diciamo, c'è la pressione degli investitori, dall'altra dei consumatori che scelgono le aziende più, come dire, green o insomma più sostenibili, e dall'altra ci sono anche i dipendenti, le persone che scelgono di lavorare nelle aziende che rispecchiano i loro valori, no? Che hanno un purpose in cui le persone si possono indicare. E queste aziende si devono occupare quindi dai vertici in giù, interno a tutta l'organizzazione, di essere inclusive, ecco, di essere dei luoghi accoglienti, dei luoghi valorizzanti per le persone, dei luoghi in cui le persone possono dare il massimo e sentirsi valorizzate, contribuire ad una causa, ad una mission dell'azienda che sentono anche come la propria causa, di cui essere orgogliosi. È per quello che
i temi della sostenibilità sono così intrisi, no, nella vita delle aziende. Mi fa anche piacere che oggi siamo qui a occuparci di questo tema quando la realtà, diciamo, quotidiana ci distrae continuamente da tante priorità, insomma, che impattano fortemente sulle aziende. Ecco, noi ci occupiamo di leadership inclusiva, lo facciamo da tanto tempo e ancora di più in questo momento per chi di voi ha consultato il Trust Barometer di Edelman, per esempio, che ci fa una fotografia, no, della fiducia. Quello che diciamo emerge fortemente è che le aziende e i capi azienda con esse sono diventati dei veri punti di riferimento per le persone, più di quanto lo siano i media, più di quanto lo siano i politici o la politica in generale. Quindi le aziende hanno una responsabilità pazzesca, quindi anche una fatica, un impegno che devono metterci, ma anche un'enorme opportunità. Quindi questi leader in qualche modo devono essere dei leader capaci di attrarre le persone, capaci di generare fiducia. Questa fiducia la generi veramente con il walk the talk, cioè nell'agire i valori che le aziende dichiarano. E tra questi valori sempre di più troviamo appunto quello dell'inclusione. E noi che cosa stiamo facendo in particolare, oltre a, diciamo, occuparci di una pipeline, di costruire, di rafforzare una pipeline di persone, uomini e donne, che diventino dei leader inclusivi? Abbiamo, siccome oggi parliamo di board, un programma ormai da 11 anni che si chiama In the Boardroom, un programma executive che mira a formare dei senior executive, ma anche imprenditrici, imprenditori, insomma persone già in ruoli apicali, al ruolo consapevole del consigliere di amministrazione. Uso questa parola consapevole perché dentro questa consapevolezza per noi c'è dentro tutto quello che dicevo poc'anzi, no? Il tema della sostenibilità, del creare, del generale valore condiviso, del generale valore nel medio-lungo termine sostenibile. E quindi In the Boardroom, che ha diciamo, creato una schiera di donne fino a un anno fa, che possono diciamo, a tutto diritto entrare in un board preparate, quest'anno si è aperto anche agli uomini. Perché comunque di donne nei board ce ne sono, ma c'è bisogno di lavorare insieme, di lavorare con gli uomini, con diciamo un mindset che è quello dell'inclusione, che porti sul tavolo, sempre di più sul tavolo dei consigli di amministrazione, le tematiche relative alle persone, che poi sono anche le tematiche sulle competenze, no? Sui modi nuovi di lavorare, quindi è tutto molto collegato e interdipendente. Quindi questo nostro programma In the Boardroom si è rinnovato ed ha accolto gli uomini. Quest'anno abbiamo due classi, per esempio, con una quindicina di uomini per classe, e ovviamente il valore aumenta, così come sappiamo tutti quanti, no? Voi che lavorate in quest'ambito, la diversità produce performance, competitività, quindi senso di appartenenza che diventa produttività, attrae i talenti, rende le aziende più performanti e quindi più generatrici di reddito. E quindi questo noi vogliamo fare, portare avanti sia una sfida sociale, per una cultura che sia inclusiva, sia una sfida vinta, anzi, una vittoria per le aziende che attraverso l'inclusione possono diventare aziende che veramente continueranno ad esistere da qui ai prossimi anni. Perché la domanda è: ma se di inclusione non ci occupiamo, tra 5, 6 o 7 anni, dove finiremo come aziende? Quindi io so che vi direte tante cose in questa prossima ora, quindi lascio spazio a chi dopo di me affronterà il tema. Grazie mille. Grazie Barbara, grazie moltissimo. È interessante, e qui secondo me è un tema diciamo, molto vicino anche a una delle società del nostro gruppo, insomma, che poi è quella che rappresento, che è Mercer, perché tu hai detto una parola, costruire la pipeline di una leadership inclusiva, no? Cioè questa è, secondo me, un KPI di un CEO. Cioè un CEO che guarda a lungo, non solo guarda un profitto sostenibile, ma secondo me guarda e immagina una leadership inclusiva. Poi le CEO che arriveranno a raccontarci le loro esperienze, gli chiederemo se questo è un KPI giusto. Però mi sembra la parola chiave. Poi io faccio application per il vostro onboard. Insomma, mi sembra una bella iniziativa. C'è cioè, importante anche che gli uomini Come no? facciano la loro parte. E a questo punto io, chiedendo
lo switch in inglese ovviamente anche alla nostra audience. I would like to introduce to you Leah Lonsted, and Leah will show to us the last, let me say, research and idea that Mercer present to the Mercer on behalf of MMC present to the World Economic Forum. So Leah, floor is yours. Thank you so much for joining. Thank you so much for the invitation, and thank you for the very interesting introductions. And my Italian is very poor, so I did pick up a few pieces from Barbara Falcomer's introduction with a bit of help from colleagues. But I think definitely your points around the involvement, the importance of engaging companies in building inclusion and a social and a just society is absolutely critical. And this is a key point of the work that we did together with World Economic Forum. So let me just share some highlights with you from this particular study and white paper. And we will be sharing both the presentation. We'll also share a link to the report with all of the data and findings that you can download afterwards. So this is just a bit of highlights. All right, so essentially, we have had a collaboration with World Economic Forum for many, many years, and this was part of our collaboration specifically on gender and diversity. And we launched a report with them in December 2021, where basically we examined the following questions. Why is the current climate, why it demands a revitalized vision for DEI? What does it mean to create a holistic approach towards DEI, and what could a potential framework look like? So that those were some of the questions we explored in collaboration. Essentially, the reason why DEI is important is we can see some major trends. We can see that there are some demographic shifts in terms of aging workforce, in terms of people moving in and about and around the workforce across the globe. We can also see, I mean, we've all been affected and are still to a great degree affected by COVID-19, the tremendous the lockdown that everyone went through, and all companies and countries has been going through for the past couple of years, has shown us both which positions are vulnerable, and has definitely shown us that there's a gendered angle as well to a great degree. We see a lot of, especially women in frontline positions, who have been incredibly strongly affected. But we also see it across aging workforce. We see it across, we also see it across people in different types of roles, those who are privileged to be able to work from home vis-a-vis those who would actually still need to go to work and expose themselves to risk, etc. So there's a lot of learning from COVID-19 that we're still capitalizing on. Then a third major trend we see is a global spotlight on systemic racism. And this did start and has started in the US, but especially with the murder of George Floyd some years ago, but is definitely also a key topic when it comes to the UK and other areas in Europe. What we're also discussing specifically in Europe is around racism against refugees and immigrants coming to our countries and moving around. So that's a key aspect as well. Then we also see that there is an increased pressure through ESG, sustainability, both from investors, very much from an investor side actually, but also from activists and proxy investors. And we also see through regulation. So a lot of companies are concerned with DEI to see what are we offering our organizations, and investors are interested as well, because they can see that there is a business case in it. It actually does make sense. I'll show you some figures in a minute. And then finally, we see new expectations from talent, both talent in our organizations, but also external talent, that there is an expectation of companies being much more aligned to our own purposes, but also that they take a larger responsibility, as Barbara said, on their social responsibility. It's no longer okay to opt out of that agenda. It's an expectation. We've included a comment here from Larry Fink, who's the CEO of BlackRock, and this is from the letter he sent to CEOs in 2020. Basically, he says, a strong sense of purpose and a commitment to stakeholders helps a company connect more deeply to its customers and adjust the changing demands of society. Ultimately, purpose is the engine of long-term profitability.
So just leaving that to rest for a sec. And now I promised you a couple of figures, and we keep on discussing that as well. What's the business case? Well, there's a lot of different answers to that particular question. What we see is that the business case is not just focusing on one part. It's really taking a holistic perspective. But essentially what we can see, and we see that again and again, that 56, more than half of all workers, they would try to switch their jobs if they can't sustain the same flexibility that they have experienced during the pandemic. So that's interesting. And a lot of companies, they are going back to more office work, which is great. But, you know, what our suggestion is listen to employees and try to understand how does that impact them and how would that impact your climate. Then we can also see that it's the consumers are 6 times more likely to protect a company if they do something wrong, if they believe that the brand has a strong purpose. And what we can see examples of that, if we look at some of the biggest sports brands, Adidas versus Nike, where Nike was very fast in defending some of their sports stars and sports players when it came to racism, and some of the other companies were simply too slow in responding. And you could see that on the share price immediately. And you could also see it on the consumers canceling buying their products, essentially. And then one of the sort of big asks we get as well, we see that actually this is a study from McKinsey. They show that companies with a diverse executive team, they have a 25% higher financial return if you look at EBIT compared to the national average. So there is something to, you know, what is it that this diversity brings? And part of what we see is that it brings a higher degree of innovation. It brings a higher degree of openness towards what's going on, both for customers and internally. We could also see that the unemployment rate, unfortunately, for adult Latina women, and this is US figures, was 9.1% and 8.4% for Black women compared to 5.8% for white males. What we saw in the US, unfortunately, I don't have the figures for Europe, but in the US, they've actually experienced that the employment levels are at the same stage now as they were before COVID, but there's a skew. Because a lot of the women have not come back to the workplaces. They have simply chosen to leave permanently. And that's a concern from a DEI perspective, because yes, we do want to have high employment rates, but we also want to make sure that the employees we attract and retain are of all genders. And then the final figure I'm going to share with you is what we saw is that 1 in 5 people with disabilities, they were dismissed from employment due to the pandemic. And that's compared to 1 in 7 in the general population. So again, we can see that there's definitely some potential discrimination happening. And you can philosophize over why it's happening. Is it because of lack of IT support, etc.? But still, if we want to build inclusive companies and societies, we need to make sure that they're inclusive for all and not just for those who are in privileged positions by being able. So basically what we see is that a holistic approach to DEI is absolutely critical in the current climate. It's critical that you consider it a strategic business imperative. A lot of companies are doing that, but also that you look at it from a broader perspective. So DEI is not just something that HR deals with in their spare time, but it's something that you should consider across all of the business processes. And a genuine inclusive strategy, it does look at all underrepresented groups. And let me just show you how we consider that. So if you look at the sort of flower, we call it our diversity flower, inclusive workforce. If you look at that, we can see we have typed in a number of different sort of diversity aspects. So there's diversity related to age, generation, there's diversity related to gender, your gender expression, your sexual orientation, your mental, physical abilities, your level of health, your personality trait, your behaviors, your race, ethnicity, religion, the language you speak, the nationality you bring, where you're located. Are you in a rural area? Are you located in the middle of the city? What is your social origin? What are your parental background? What is your income, your education, socioeconomic status, appearance, and so on. So the idea and the mind we'd like to bring forward is that we're actually all diverse. It's not like we have 80% normal people and then 20% diverse people in our organizations.
we're all diverse. We're all bringing different aspects into and different experiences into the organization. So a DEI strategy, it should really be able to speak and be relevant for everyone. So I brought a couple of examples, and we are starting off with an Italian pharmaceutical that we worked with for a number of years. And the interesting thing is that we actually started off with this client helping them with a pay equity study because they wanted to understand, do we have a gender pay gap in our organization, etc. So that was sort of the starting point. And then through that study, we saw, okay, so there's something around representation. There's a challenge related to why don't we have enough women at the higher levels? So we helped them with a workforce analysis. So we looked at the labor market movement inside of the organization, and we could see that there are some differences and were some differences related to how men and women moved, both came into the organization, men moved around. And then out of that, they wanted to understand, I wonder what is the experience of our employees? How do they experience this, both from a pay perspective, but also the career opportunities? So we launched these digital focus groups where we basically asked employees, and we also asked them, what are potential solutions you would see that we could work with in our organization? And alongside that, we also did some leadership workshops, because what's absolutely critical is also that you have leadership on board. Leadership needs to buy in. There has to be a maturity and a readiness in the organization to make change. So that's absolutely critical. So all of these sort of aspects where we use different tools, but also different segues to understand how do we create a more inclusive and equal organization, that was really interesting. So that was the Italian example. We have another example as well, and this is from a global energy organization. And this example is also featured, it's written a little bit more in detail in the report with World Economic Forum. But essentially, this was interesting. The client, they came to us and said, look, we've done this amazing DEI strategy. The board is on board. The top leadership is on board. We're also, it's a very sustainable company. So there was a link between the business and the strategy. And when we launched it to the employees, there was complete silence. It's a big company, this. There was complete silence. And then some of the men, they raised their hand and said, so what about us? Does it mean that we won't have a future in the organization? So that was a challenge they brought to us. And basically we said, okay, so let's, you know, it's great with the top leadership engagement and all of that, but you need to take a more inclusive approach, and we need to start working a little bit more on the basics. So what we started off doing here was to basically do a workshop with them to see, okay, so what are all the DEI stuff and actions you're doing today? And they did various pieces. They did something around recruitment, something around leadership development, et cetera. So we sort of put that together and we compared it with a sustainability strategy and said, okay, so what are the links and what's the biggest story that you're telling to the organization? So that was the starting point. And then the second point was we did an equal pay analysis for the organization. So we looked at a number of countries and we analyzed the pay, and both from a gender perspective, but we also looked at it from a racial perspective to see, is there a difference between being a national and a non-national in these various locations? And then we sort of pulled that together. We also looked at representation, by the way, when we did the equal pay study vis-a-vis the market. And then we looked at their recruitment processes, because again, the composition and representation is very closely linked to recruitment. So we had a look at their recruitment processes together with the team. So built all of that together into some more holistic recommendations as to how are each of these pieces linked together for you to formulate a much, much stronger DEI strategy. So I thought I would bring that to you as well, just to give you a couple of examples of how real organizations have worked with this at a global level. And I think that was all from me. thank you, Leah. Thanks so much. Appreciate it. And let me say, if there are questions, I will collect and send to you, and I will use one or two tips for our roundtable. So time is running, so I would like to switch in Italian and chiedere a Valentina
una riflessione che è un po' la seguente, ma è una cosa, mi veniva un po' in romano, quindi adesso ritorno un po' più istituzionale, ma è una cosa, come dire, solo giusta, etica, corretta, creare un ambiente sostenibile, oppure c'è anche una correlazione di business, cioè stiamo vedendo che effettivamente questo produce anche risultati sul PNL? Allora, grazie Marco di questa domanda, perché come diceva Lia è importantissimo che queste tematiche non diventino solo una tematica HR per, come dire, creare ambienti di lavoro dove le persone stanno bene, sono ingaggiate, eccetera, ma hanno una ricaduta concreta sul business. Vi faccio vedere molto velocemente proprio due numeri che ci raccontano questo, perché finalmente cominciamo ad avere delle evidenze nel tempo, naturalmente, quindi non parliamo più solo di boutade sul mercato, magari dovute a un momento fortunato, ma cominciamo a misurare veramente gli andamenti. Questo è il primo, come dire, slide interessante dal nostro punto di vista che condividiamo con voi. Gli high ESG performer, cioè quelle organizzazioni che fanno quello che dicono rispetto alle tematiche di sostenibilità, la DEI è dentro la S di ESG, no? Ma le aziende che non solo dichiarano che sono impegnate su queste tematiche, ma che fanno veramente qualche cosa, performano meglio sul mercato, performano meglio, come potete vedere, in una logica sostenibile, cioè di lungo termine, e performano meglio di tutti i loro comparable. Quindi questo è il primo dato di fatto. Nelle stock performance. Altro dato di fatto, questo è studio di McKinsey che dal 2014 va a rilevare attraverso il suo dataset le correlazioni tra tematiche D&I e diversità all'interno dell'organizzazione e risultati di business, e queste sono le probabilità di outperformance, cioè le aziende dove c'è una maggiore composizione di genere all'interno dei leadership team hanno più possibilità di outperformare dei loro comparable, dove questa differenziazione non c'è, e sotto vedete le percentuali. Lo stesso vale non solo sulla dinamica della diversità di genere, ma anche per esempio in quei leadership team in cui abbiamo culture ed etnie diverse a guidare. Quindi, come giustamente ci ricordava Lia, anche i dati ci dimostrano che la DEI non è un tema solo di genere, ma che, come vedevamo nel nostro, come dire, nel nostro fiore della diversità, entrano tante identità e noi possiamo essere portatori di più di un'identità contemporaneamente, perché possiamo essere, io sono una donna italiana e posso avere a che fare con colleghi uomini inglesi piuttosto che, e quindi in questo senso, come dire, il tema è davvero la varietà in qualche misura, e laddove le aziende nelle loro direzioni e nelle loro C-suite si garantiscono una maggior diversità, questo impatta sui risultati di performance. L'ultima slide che vi faccio vedere prima di ripassare la parola a te Marco e alle nostre ospiti, che così, in modo che abbiate modo di raccontarvi e di raccontarci, è quest'altra ultima slide dove, questo è un dato di Standard & Poor's, parliamo di genere perché è, come dire, è il tipo, la tipologia di diversità su cui abbiamo cominciato a lavorare prima, quindi su cui abbiamo un dataset un po' più dispiegato nel tempo. Di nuovo vediamo che, pur essendo ancora molto poche le donne alla guida di organizzazioni, perché sappiamo ancora che sono in percentuale veramente bassa rispetto ai loro colleghi uomini, ma performano meglio, di nuovo. E l'ultimo così highlight che lancio su questo tema del board di direzione delle C-suite, siamo migliorati, in Italia siamo molto migliorati, oggi siamo insomma quasi al 37% grazie alla Golfo Mosca, e sappiamo che ieri è passato in Parlamento europeo una legge che era in discussione da 10 anni e che porta la presenza, l'obbligo di presenza delle donne, della minoranza sottorappresentata all'interno dell'organizzazione, quindi ancora oggi parliamo di donne, al 40%. Quindi, come dire, si è alzata ancora un po' l'asticella, ma ancora troviamo anche in Italia, dove uno dice beh siamo molto avanti, che le donne sono consiglieri con ruoli non esecutivi, e quindi la nostra sfida probabilmente sarà dare anche, come dire,
e prendersi, perché è un tema di reciprocità in qualche misura, ruoli esecutivi, ad esempio, alle donne. Qui lascio a te, Marco, la parola, perché abbiamo due panelist che sono un fulgido esempio di questo. Grazie, grazie Valentina. Un commento, adesso poi chiedo, eccoli qui. Dottoressa D'Asero, benvenuta. Buonasera a tutti. Buonasera, anche la dottoressa Soffientini, se può, diciamo, mettersi, eccoci. Benvenute. Grazie di essere con noi. Allora, partirei da in modo un po' destrutturato, no? Al di là delle domande, insomma, però io farei, se siete d'accordo, in modo un po' destrutturato, anche con lo stimolo che ci è arrivato da questo numero, no? Volevo un po' il vostro punto di vista, perché da un lato c'è un dato, mi sembra abbastanza ineluttabile, cioè Standard & Poor's performance dell'andamento evidentemente del titolo azionario o del ritorno sul capitale, e quindi qui c'è un dato abbastanza interessante sulla, come dire, CEO leadership female o male, no? Quindi qui un ragionamento. Ma il secondo ragionamento che volevo, sempre parlando di diversità e inclusività, c'era un passaggio che faceva prima Valentina Mosca sul fatto, anzi no, sì, sul fatto che c'è anche un tema di differenza di provenienza, no? Quindi di culture, di contesti. Pensiamo ai board italiani, che sono molto italiani, no? Delle aziende anche quotate italiane, dove ci sono pochi internazionali rappresentati, dove c'è, come dire, anche al di là dell'uomo e la donna, però insomma ci sono filoni, no? Gli avvocati, i commercialisti di fiducia, i manager, no? Più o meno vicini. Ecco, secondo me questo tema un po' della diversità anche di provenienza geografica, di provenienza di percorsi professionali differenti, penso, no, a mondo industria col mondo banche, a profili, non so, di digital transformation in aziende magari metalmeccaniche, no? Penso a magari invece in competenze magari di digitali in un mondo, no, dell'editoria, ecco, visto che lei è rappresentata qui. Ecco, mi piacerebbe il vostro punto di vista su questi due numeri che emergono dalla presentazione di Valentina. Non so chi vuole iniziare. Posso cominciare io? Quindi innanzitutto vi ringrazio dell'invito e apprezzo molto l'iniziativa, perché, come dicevamo prima, tra di noi contribuisce appunto questo sharing che è necessario fare perché le cose migliorino anche in questo campo. Mi rifaccio un attimo ai numeri, che secondo me è quello che ci dà poi la forza della credibilità, no? È stato già detto dai vostri colleghi ancora prima, da Lia, l'importanza di dare una realtà, diciamo, tangibile a questa affermazione. Non lo diciamo soltanto che è meglio avere più donne e anche non soltanto di genere, come stavamo dicendo, ma anche una diversità intesa come provenienza, competenze e anche realtà geografiche. È importante perché effettivamente porta risultati migliori, quindi essere utili facendo utili, che poi dovrebbe essere il nostro obiettivo. E per questo motivo, in effetti, abbiamo selezionato tre studi. Uno è proprio quello che è stato citato anche da voi, di Standard & Poor's sulle 500 prime società quotate, che riporta effettivamente che quando c'è un CEO donna, nei primi 24 mesi c'è un incremento del 20% del valore delle azioni sul mercato. Io penso sia questo un dato che non può non interessare, così come un altro studio, Do Female Executives Make a Difference, che ci dice che nel 14% dei casi effettivamente quando in ruoli apicali ci sono donne c'è un incremento significativo della redditività. Quindi ecco, abbiamo delle prove per dire che non è soltanto una moda oppure un tema particolarmente sentito solo da noi donne, ma che poi effettivamente porta dei risultati tangibili. E questo secondo me è un primo tema che vale la pena sottolineare, perché è sempre di più si raccolgono questi dati che ci portano a dire, ci sono studi certificati che ci dicono che quando ci sono donne in ruoli apicali abbiamo una maggior propensione al contenimento del rischio in relazione alla redditività, una maggiore redditività a se stessa e una possibilità ampliata di fare programmi di medio-lungo periodo per la, diciamo,
tendenza delle donne a entrare in empatia con questi fenomeni e a creare questo valore sociale dell'impresa che va oltre, come è anche detto nella presentazione che avete esposto prima, quelli che sono i risultati finanziari e basta. Quindi questo, diciamo, vorrei sancire questo primo concetto, che è importante farlo non solo perché è di moda e non solo perché, ma perché ha un'utilità effettivamente nei numeri. Diciamo, noi da questo punto di vista, essendo un gruppo multimediale, si citava prima l'editoria, però il gruppo Sole 24 Ore, io che da poco ho il piacere di presiedere come CEO, ha effettivamente varie realtà multimediali. Questo quindi è un percorso che il gruppo persegue non soltanto nel giornale o comunque nelle testate editoriali, ma anche nella radio, nell'agenzia di stampa e varie altre iniziative. È già del 2006 il lancio di Alleu, quindi questo blog multifirma del Sole 24 Ore con contributi di varie giornaliste, curato da Monica D'Ascenzo, dove sono spesso approfonditi questi temi. Oltre che la radio e l'agenzia di stampa, poi vi sono di recente il Sole 24 Ore ha vinto il Diversity Media Award 22 in occasione della giornata contro la violenza sulle donne il 25 novembre per un articolo che effettivamente si è distinto in questo campo, e così ancora i libri che toccano queste tematiche verso le donne, scritte da donne, e anche i podcast, non posso non citare quello di Maria Latella su Donne del Futuro, e vari altri contributi con borse di studio dedicate a donne che intraprendono una carriera in particolari settori come quelli STEM, da qui l'importanza, sappiamo, di superare il pregiudizio e entrare, abbiamo una validissima rappresentante, quindi e su questo non aggiungo nient'altro. Quindi questi due concetti, l'importanza per i risultati tangibili è quello che è stato fatto, declinato con un approccio olistico, come avete detto voi e come ha riportato Lia prima, credo che sia importante sottolinearlo. Manuela, sarai d'accordo con me? Assolutamente. Io chiaramente, rappresentando un'azienda svedese, devo dire che parto da una sensibilità e un impegno che viene proprio dal DNA della nostra azienda, che ha messo veramente al centro alcune di queste tematiche della propria agenda di business. Allora, innanzitutto riconfermo che anche noi ovviamente abbiamo un background con dei razionali molto forti che sono legati proprio al tema della performance, alla survey di McKinsey. Anche noi abbiamo attingiamo anche ad altre fonti come Boston Consulting Group, che su alcuni temi ha sviluppato delle survey che fanno un monitoraggio molto attento, soprattutto in relazione alla profittabilità, come andamento, come KPI, che conferma ancora una volta che nelle società panelist si mette in evidenza come uno degli elementi che confermano la bontà di questa scelta, cioè della diversity. Devo dire che in particolare io sono sinceramente committed con la direzione strategica della mia azienda, che ha deciso di mettere tra i pilastri, che poi sono tre, della propria mission, quello di essere una better company. E essere una better company significa semplicemente, ma neanche tanto semplicemente, raggiungere tre obiettivi fondamentali. Il primo obiettivo è quello di essere climate neutral, che però per noi è veramente un obiettivo ambizioso, ma il secondo è essere un'azienda che opera eticamente, che significa dare pari opportunità di genere, ma anche di etnia, o comunque di assicurare il rispetto delle differenze, per esempio. Il terzo punto chiaramente riguarda ancora quello di essere a zero impatto sull'ambiente con la parte operation. Chiaramente noi siamo un'azienda industriale,
essere una better company tocca questi tre tasti, però il tasto dell'essere eticamente come comportamento rispettosa di regole che hanno a che vedere proprio con l'assicurare la corretta partecipazione delle donne e assicurare l'apertura nei confronti, essere non vittime dei bias di cui tutti siamo un po', ovviamente perché siamo esseri umani, affetti, ma avere questa neutralità e questa apertura e valorizzare le competenze e i profili professionali che sono in grado quindi di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici, ma anche degli obiettivi economico-finanziari dell'azienda. Noi operiamo ormai da anni con un regolare monitoraggio, ma credo un po' tutti lo facciano, ma un regolare monitoraggio fatto seriamente dei KPIs che hanno lo scopo di misurare quanto siamo consistenti con le nostre ambizioni. E quello che facciamo non è solo misurare, ma è anche intervenire per fare in modo che laddove ci sono delle deviazioni ancora che noi consideriamo non accettabili, si lavori con grande serietà per colmare i gap. Sistematicamente quindi vengono misurate, i KPIs fondamentali sono quelli attinenti alla percentuale di partecipazione delle donne alle varie funzioni, perché come sappiamo spesso la misurazione fatta a livello globale vede una situazione che pone la diversity ad un livello di priorità non particolarmente alta, perché siamo sempre nell'area del 45% di rappresentanza delle donne e degli uomini, ma quando si entra nel merito poi ci si rende conto che questa partecipazione è strettamente, cioè è fortemente diversificata a seconda delle funzioni che si analizzano. Per esempio, sappiamo benissimo, essendo noi un'azienda industriale, una company che ha quindi la ricerca e sviluppo, ma che ha anche la dimensione commerciale, ci sono funzioni nelle quali le donne fanno molta fatica ad inserirsi, fanno fatica ad emergere. In particolare nell'area della ricerca e sviluppo, per esempio, è un fatto più recente di vedere una partecipazione femminile significativa, dove sono richieste delle competenze tecnologiche che almeno fino a poco tempo fa erano sicuramente più appannaggio del genere maschile. Adesso vediamo che la partecipazione sta crescendo, ma non solo nella parte tecnologica. L'altra area che è molto ancora secondo me lontana dall'essere ottimizzata è l'area delle vendite, cioè la funzione proprio delle vendite in questa industria che è ovviamente metalmeccanica, quindi con prodotti molto hard. Vediamo che si fa ancora fatica a superare la percentuale del 30%, ma alcuni traguardi sono stati raggiunti e anche, devo dire, con grande soddisfazione. Vedo, per esempio, nell'area della ricerca e sviluppo, in Italia abbiamo migliaia di persone che si occupano di ricerca e sviluppo, ma non solo con lo scopo dell'Italia, ma globale. Abbiamo ben 34 nazionalità diverse presenti all'interno della ricerca e sviluppo, quindi 34 nazionalità diverse significa veramente cercare di avere all'interno della nostra organizzazione una prospettiva che sia in grado di cogliere anche quelle differenze culturali, religiose. 34 nazionalità, e ogni tanto mi chiedo, le devo proprio andare a vedere perché sono tante veramente. E vediamo che nella ricerca e sviluppo, insieme a questo 34%, siamo riusciti a portare almeno al 20% le donne, che è veramente un traguardo che fino a qualche anno fa sembrava essere molto importante. Raggiungibile. Inutile dirvi che ci sono funzioni nelle quali le donne addirittura
sono dominanti, e anzi qui abbiamo bisogno di fare un gender balance al contrario. E chiaramente le potete bene immaginare quali sono le funzioni, che sono le risorse umane, sono il marketing, sono anche le funzioni di supporto, la parte finanza. Ecco, le donne sono una presenza e sono in posizioni anche di comando nell'area della finanza. Abbiamo veramente overachieved certe ambizioni, e ce ne sono altre che stiamo monitorando, monitorando e agendo per renderle costantemente più realistiche, ma anche in modo granulare, a livello di paesi, a livello di, come dicevo, di funzioni, per essere sicuri di essere consistenti. Vi voglio fare due domande un po' spot, no? Voi nelle vostre esperienze attuali, passate, siete anche in molti board, sì. O siete stati anche in molti board, no? Il nostro, io ho una domanda, ma cosa possono e devono fare i board per stimolare una cultura maggiormente inclusiva, no? Rispetto alle organizzazioni, no, perché non tutte le organizzazioni hanno CEO che hanno questa, tra virgolette, sensibilità naturale, no? È una sensibilità in alcuni casi un po' spintanea, diciamoci. La seconda domanda, così magari è spot, vi faccio anche l'altra, e vi chiedo una risposta spot, perché così magari abbiamo altre. E voi che priorità darete alla vostra prima linea il tema dell'inclusione, della D&I, cioè che cosa devono fare invece all'interno, secondo voi, le organizzazioni per dare un'accelerazione? Perché noi come Mercer diciamo, bene, stiamo andando in un percorso, ce n'è ancora da fare, abbiamo dei dati, insomma non è questo il caso, però ne parleremo prossimamente, dove se prendo le grandi aziende italiane, Fuzzi Mib, ma anche Midcap, ce n'è molto da fare. Spot, se potete rispondere su entrambi i punti, non so, vi alternate, come preferite. Volentieri, volentieri. Grazie, questa domanda è interessante. Innanzitutto, per ricollegare a quello che si stava dicendo, ricordiamoci che sì, è vero, ci sono una presenza che comincia a essere importante nei board, però di fatto nel ruolo di CEO, perché independent board member o anche presidente è una cosa, però CEO siamo ancora veramente a un risicato 3%. Quindi questo ce lo ricordiamo, è un aspetto su cui possiamo e dobbiamo crescere, perché poi le decisioni vengono prese lì. Un'altra indicazione, board, che cosa suggeriamo di fare per incrementare, diciamo, queste tematiche? Io voglio ricordare che al Sole in questo momento c'è una scelta storica di cambiamento di cultura aziendale, perché per la prima volta abbiamo un board, e di questo sono molto fiera, che è ampiamente rappresentato anche da donne, perché 5 su 11 sono appunto donne. Questo è un primo elemento importante da considerare in questa direzione. Un secondo è che per la prima volta, e anche di questo sono molto orgogliosa, è stato costituito un comitato ad hoc di ESG e innovazione tecnologica. È un messaggio importante, perché non è ancillare al comitato rischi, come a volte ho visto fare anche in altre società, ma è proprio un messaggio di focus su queste tematiche, diventa centrale per lo sviluppo della cultura aziendale, anche oltre che dei risultati, come ci siamo detti. All'interno poi di questo board ci sono delle presenze eccelse anche con riferimento a quello che si diceva prima, e cioè il cambio generazionale. Due ragazzi, uno dell'85, uno dell'89, se ricordo, che una è Alessandro Tommasi, fondatore e CEO di Will, questa piattaforma sui social di informazione finanziaria con un linguaggio da giovani, e l'altra è la Veronica Di Quattro, che ha avuto esperienze in Spotify, in Google, e adesso sta in DAZN, che quindi portano aria fresca alle nostre delibere. Questo, diciamo, come presupposto. Cos'altro possiamo fare a parte la composizione? Sarà una risposta spot, nel senso che sicuramente nelle politiche di remunerazione ormai è, mi sento di dire, una prassi che noi comunque rispetteremo, quella di prevedere sull'aspetto remunerazione delle figure apicali
degli obiettivi ESG, che devono cubare circa almeno il 20%, questi poi Mercer sarà per voi pane quotidiano, quindi anche lì però orientare le scelte con un profilo remunerativo, che generalmente è quello che funziona di più, quando si ha comunque un'attesa di remunerazione su questi target che diventano non più diciamo dei palliativi, ma effettivamente bisogna trasformarli, come anche prima diceva Emanuele, in una metrica, cioè misurarli, perché altrimenti parliamo del nulla. Quindi aspetto cambio generazionale e parità di genere anche nelle assunzioni. Abbiamo comunque dato l'indicazione di promuovere a parità di merito e di competenze, perché il merito lo dobbiamo sempre dare per scontato, figure più giovani e più donne rispetto agli uomini. E di ieri la notizia che il direttore Fabio Tamburini ha promosso due valide colleghe, la Paola Dezza e la Laura Laposta, in ruoli comunque appunto di crescita professionale. Quindi queste secondo me sono un po' le direttrici, ce ne sono altre, però sempre nella richiesta di sintesi, che mi sembra una bella idea, queste sono le principali che mi vengono in mente. Sì, io magari mi ricollego a queste ultime osservazioni. È chiaro che in termini di azioni concrete messe in campo proprio per favorire rispetto alle metriche che sono disponibili, che misurano soprattutto le aree funzionali o comunque misurano la capacità veramente del gruppo di essere coerente rispetto a certe ambizioni di diversity and inclusion, io credo che sia stato veramente importante introdurre modalità che sterilizzino i bias che abbiamo, sterilizzino rispetto a delle competenze che vengono in qualche modo assessate, cioè valutate in modo da assicurare nel momento della scelta o della promozione o dell'inserimento di una figura all'interno di un gruppo funzionale o una promozione a livello di top management, ci sia una scelta ampia che rappresenti entrambi i generi e che non appunto lavori su dati fattuali, in modo tale che effettivamente la scelta si faccia sulla base di seniority, sulla base appunto di competenze e di potenzialità di crescita che devono essere in qualche modo supportate. Io credo che spesso, soprattutto il genere femminile, abbia bisogno di avere uno spazio nel quale magari avere il tempo anche di uscire da questa comfort zone, che in alcuni casi può essere una comfort zone che ne limita la capacità di espressione di una certa leadership. E quindi in questo senso lo sterilizzare e l'osservare le persone per quello che hanno acquisito come capacità e per quello che possono interpretare in futuro come potenziale, io credo che sia fondamentale. E quindi laddove soprattutto c'è bisogno di intervenire con un'attenzione particolare al genere femminile o comunque alle persone giovani che debbono essere messe in condizione di accelerare certi percorsi di crescita, io credo che sia importante arrivare con dei fatti, con delle misurazioni, con una valutazione dei profili che tenga in considerazione tutti gli elementi che rendono la scelta una scelta quanto più razionale possibile. Per quanto riguarda i board, io devo dire che la mia esperienza è stata un'esperienza fino ad ora di grande, onestamente, di grande apertura, anche in termini di inserimento di prospettive in industrie diverse, in contesti che magari uno non pensava potessero recepire il valore di inserire una provenienza, per esempio, da un settore industriale in uno finanziario, piuttosto che da un settore industriale di un certo tipo ad un altro che magari ha delle logiche o comunque delle, anche se vogliamo, delle dinamiche completamente diverse.
sarò stata fortunata, però devo dire c'è stato a me sono successe esperienze dove questa cosa l'ho vista mettere in atto. È chiaro che ancora una volta io continuo a pensare che la competenza sia la competenza intesa come capacità di portare anche il valore di un'esperienza o di comunque di una visione è sempre una chiave fondamentale. Cioè, ovviamente non sono posizioni che si acquisiscono solo perché c'è una quota di genere che deve essere assicurata. Si possono anche acquisire, ma poi vanno ben rappresentate, vanno ben interpretate. E quindi resto sempre convinta che sia importante essere di valore aggiunto, perché diversamente potrebbe essere poi poco costruttivo per il futuro. Il suo spunto sul valutare il potenziale, secondo me, è uno spunto chiave, no? Le posizioni di responsabilità, quante volte il bias valutativo prima di fare la scelta nasce proprio dal fatto ma non l'ha mai fatto, no? O comunque non è stata mai esposta a questa esperienza, mentre abbiamo adesso il candidato di sesso maschile che l'ha fatto, è stato esposto. Quindi secondo me bisogna tornare, sono d'accordo io con quello che le dice, a un modello semplice, no? Dove la leadership si valuta ovviamente sul potenziale di ruolo, che essendo un ruolo che tu non hai espresso, quindi è superiore a quello che stai vivendo, un po' di rischio va gestito, no? Quindi questa gestione del rischio sulle nomine è fondamentale, al primo livello, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto livello. Quindi io credo che questo sia molto centrale, quello che le ha detto. So siamo over time, però io uno spunto invece, secondo me, sull'inclusione non solo di genere, no? Ma adesso conviviamo con tante generazioni al lavoro, no? I giovani e i non più giovani, professionalità differenti, mestieri che sembra che non servono più, poi alla fine sono quelli che ti tengono in alcuni casi il conto economico. Cioè, qual è il vostro punto di vista, ecco, proprio su come creare un ambiente inclusivo, come dire, che riconosca anche che ci sono anche linguaggi diversi dentro le aziende, no? Per cui è difficile anche, almeno io vivo la mia anche difficoltà in alcuni casi di andare a mettere un po' in connessione questo. Non so, volevo chiudere con questo spunto. Io se posso dire solo una cosa veloce. Io su questo punto ho molto ragionato, perché mi sono trovata in un contesto piuttosto senior. Sono arrivata in Electrolux e mi sono trovata con una popolazione molto simile. Sono stata tentata di fare azioni di rottura e anche abbastanza, forti da poter far vedere immediatamente che che fosse necessario avere delle persone giovani. Poi nel tempo ho capito che pur scegliendo di andare nella direzione di dare una presenza ai giovani molto più significativa, tanto che adesso rappresentano le persone under 30 nella mia organizzazione rappresentano più del 30%, ma ho capito e ho valorizzato molto anche l'importanza di avere un balance. Secondo me le organizzazioni funzionano bene se hai anche la possibilità di avere delle persone senior che magari possono funzionare un po' all'inizio da rallentamento, che dicono no, ma questa cosa l'abbiamo già fatta e non ha funzionato e quindi bisogna superare magari alcune resistenze, ma non bisogna nemmeno cadere nella situazione opposta, nella quale l'energia, l'entusiasmo, la voglia di correre a volte non permette all'organizzazione di fare delle valutazioni ponderate. Io dico, c'è una via di mezzo tra la quinta C, come la chiamo io, e invece magari una situazione che ispira modelli un po' troppo impolverati, ma la compresenza di generazioni diverse è fondamentale. Oltre a dare una buona possibilità anche, e qui tocco magari un tema un po' specifico delle donne, ma avere molte donne giovani è molto interessante, ma le donne hanno poi diritto di fare la loro esperienza di mamme e di famiglia, e credo che avere una organizzazione in grado di
incorporare lì di queste scelte, che sono assolutamente delle scelte che io incoraggio. Qui facciamo festa quando le persone scelgono di diventare padri, madri, però ci vuole un'organizzazione che sia in grado di reggerla questa situazione, e quindi nella direzione proprio di assicurare anche le performance economiche che dicevamo, secondo me il balance è fondamentale. È fondamentale per il business, ma anche per la serenità dell'organizzazione. Quindi, se posso, una diversity anche generazionale, quindi non soltanto l'ingresso ai giovani, che è importantissimo, ma saper sfruttare le sacche di saggezza che abbiamo tra quelli meno giovani. Posso dire che per quanto riguarda il Sole 24 Ore, oltre la composizione di quei due membri del CDA di cui ho già detto, la media comunque dell'età del nuovo consiglio di amministrazione si è abbassata tantissimo. Questo il dottor De Angelis lo sa, che ha seguito anche l'avvicendamento dei due consigli di amministrazione, quindi abbiamo veramente abbassato significativamente la media. Poi abbiamo cercato di conquistarci, perché per noi obiettivamente il parterre può rischiare di essere polveroso, quindi per accedere al mercato dei giovani e a conquistarli con il loro linguaggio, sui loro percorsi. Adesso siamo presenti su tutti i social, su Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok addirittura. Abbiamo una fan base di 4,7 milioni, siamo i più seguiti in molti di questi social, abbiamo coinvolto degli influencer come Ballarani o altri, quello con i capelli blu, e quindi spieghiamo, e questo penso sia poi il messaggio più importante, diamo un contributo sulla formazione in materia di educazione finanziaria. Alla fine i giovani devono comunque cogliere la sfida di fare le scelte del futuro, e noi vogliamo accompagnarli in questo percorso, essendo anche partner della formazione. La formazione finanziaria sin dai primi livelli, quindi approviamo e sosteniamo la scelta dell'educazione finanziaria obbligatoria all'interno delle materie di educazione civica. Stiamo approcciando molte università, abbiamo dei libri, abbiamo pubblicato dei libri in questo segmento, facciamo parte dell'osservatorio permanente dei giovani, e quindi insomma su varie iniziative siamo presenti e vogliamo continuare a esserlo, perché è anche un ruolo sociale quello di parlare con loro. Il tema dell'educazione finanziaria, insomma, è un tema comune, condivido assolutamente, fondamentale non per il paese in generale, sono d'accordissimo. Mi pare che sia Barbara Falcomer che Enzo De Angelis volevano fare un intervento, quindi prego. Posso, faccio solo un commento velocissimo, grazie per avermi inserito nel panel, ma so che siamo fuori tempo massimo, quindi, ma siccome io mi batto da anni, e sia Manuela che mi conosce da più tempo, ma mi già anche, insomma, mi hanno visto anche all'opera, non con i board, sul tema della diversity, del quale sono profondamente convinto che porti valore. E proprio però questa riflessione, siccome porta valore nei board e nei management team, la mia riflessione, l'invito un po' a questo team e anche a Valore D, non conosco personalmente Barbara, ma cioè, mi farà poi piacere presentarmi, e allora, la mia riflessione è questa: io penso che ci sia bisogno di misurare un po' meglio il valore che le donne contribuiscono, perché se sono convinto del valore della diversity, se sono convinto del fatto che le donne hanno una propensione al rischio che sia più misurata, se sono anche convinto che diciamo, le donne hanno una visione più di lungo termine e meno focalizzata sul risultato immediato, dall'altra parte mi piacerebbe, per non essere poi accusato sempre, come al solito sentiamo, no, di pink washing, che ci sia una misurazione un po' più concreta. Allora, un dato che ci dice che ci sono 23 new CEO su 500, non so quanti, non mi soddisfa. Adesso lasciatemi dire, no? fare un po' di challenge. Mi piacerebbe avere qualcosa di un po' più solido, e io sono convinto che se ci mettiamo a lavorare qualcosa di più solido riusciamo a tirarla fuori, insomma, in termini di, cioè, cercare proprio di differenziare le analisi e ragionare un po' meglio, no? Quindi differenziare l'analisi, che significa? Poi chiudo perché ho già preso troppo tempo. Ad esempio, i nuovi CEO che vengono sostituiti perché la società non era ben performante, ma aspetto che siano
come dire, in grado di far performare l'azienda meglio. Poi quanto è attribuito al genere, non lo so, apposta dico, va fatta. Allora, raccogliamo la sfida. Sì. Benissimo, io ci sto. Io comunque devo dire che una misurazione sarebbe anche possibile immediatamente se uno avesse la pazienza di fare un'analisi approfondita delle verbalizzazioni dei consigli, laddove gli interventi delle donne, a mio giudizio, molto spesso sono molto fattuali e quasi sempre molto di challenge o comunque di atte a stimolare un dibattito, questo è quello che viene rappresentato, ma pensiamo magari con una prospettiva diversa, cerchiamo di considerare alternative, che poi è sempre nella direzione di ridurre il rischio. Questo almeno è l'esperienza che io ho vissuto. Spesso le donne sono molto più vocali su alcuni temi e sono, se andiamo a leggere i verbali, sono quelle che magari sono un po' meno formali e un po' meno compiacenti, sono quelle che vanno un po' più sul merito, ma non per distruggere o per creare criticismo, anzi per costruire un dibattito. A volte non riescono a farlo, però se noi leggiamo tutti i verbali, io credo che ci troviamo di fronte a una situazione dalla quale emerge questa capacità delle donne. Ma se posso una parola su questo, credo che gli strumenti di misurazione ci siano a disposizione. Adesso tra poco, diciamo, avremo anche la certificazione di genere, per cui la quantità, la parte quantitativa c'è, la parte qualitativa è più difficile da misurare, però possiamo assumere che la competenza e il merito siano equilibrati tra gli uomini e le donne. Quindi il tema è veramente impegnarsi a far arrivare più donne nelle posizioni apicali. Il lavoro da fare è questo. Le aziende ovviamente possono fare moltissimo, serve però lavorare anche con le istituzioni, perché c'è una cultura che ha un'inerzia, una resistenza pazzesca, e se le istituzioni, diciamo, non aiutano, no, con un ecosistema inclusivo a loro volta le aziende a fare un lavoro virtuoso, è difficile che ne usciamo. E faccio un esempio per tutti: adesso la certificazione è passata, la genitorialità condivisa, cioè il congedo di paternità, sarebbe un momento molto disruptive, no? Se noi avessimo una parità nella cura dei figli tra uomini e donne, perché libererebbe tempo delle donne e soprattutto sterilizzerebbe, diciamo, il tema della cura in qualche modo, no? Che è a carico di tutti e due i genitori. Molti lo fanno, perché soprattutto le giovani generazioni, perché sono già lì, sono già pronti, però c'è un retaggio culturale che, insomma, un po' punitivo, ecco, che ha degli stereotipi molto forti. Quindi c'è bisogno di lavorare insieme, anche le istituzioni devono fare la loro parte per aiutare ad accelerare un cambiamento culturale che di per sé è lentissimo. Allora, molti, molte grazie, insomma, anche a Barbara e Enzo per gli interventi. A me piace chiudere, insomma, ringraziando la dottoressa Fiorentina, la dottoressa D'Asero, con lo spunto che mi pare proprio la dottoressa D'Asero ha detto, cioè quando nei board ci sono delle donne si crea un meccanismo, come dire, un po' magico, no? Di maggiore inclusività, di maggiore attenzione. Io credo che dal muscolarismo, no, del tipico stereotipo maschile della leadership, si inserisce un ingrediente un po' come il lievito, no? E questo produce, secondo me, in tutti i board che io osservo, proprio quell'attenzione anche a quello che lei diceva, dottoressa, no? Di fare delle domande, di fare challenge, perché si può fare speak up, no? Si può parlare. Io porto la mia esperienza di CEO uomo. La nostra capomondo Martin Ferland è appunto una signora. Mi ricordo, lei era capo della regione Europa Pacific in cui sono inserito. Io sedevo in questo board. Prima c'era un sudafricano inglese. Ora io potevo registrare come erano i board quando c'era il sudafricano inglese e quando c'era lei, francese canadese. Nel caso del sudafricano inglese erano tutti quanti zitti, intervenivano, come dire, in punta di piedi, e mai nessuno osava mettere in discussione quello che diceva il grande capo.
da quando lei arrivò, in quel caso a prendere in mano la regione, poi è diventato amministratore delegato, si creò un clima di tale e tanta fiducia e rispetto reciproco che c'è stato un grande speak up da parte di tutti, anche da uomini che magari erano nascosti in un angolino e che poi hanno dimostrato tutta la loro qualità e tutto il loro valore. Quindi un'esperienza piccola, ma neanche troppo, però che dimostra che quello che lei diceva è giusto. Quindi questo è sicuramente un elemento. Poi, come dice Enzo, dobbiamo misurare, no? Perché poi una volta che c'è bisogna misurare, vedere le competenze e anche essere in grado di dire questa donna non va bene, come non va bene quest'uomo, insomma, no? Perché poi si va sul merito, si va sul ruolo, quindi questo per eventualmente evitare di entrare in una logica più di moda che poi di merito. Io ringrazio i vostri interventi, ringrazio ovviamente Valore D per la partnership, quindi il nostro gruppo è un gruppo molto sensibile come Marsh McLellan e come Mercer e come Marsh e come le altre società del gruppo, quindi ci fa piacere continuare questo percorso e insomma mi fa molto piacere il vostro intervento. Auguro alla dottoressa D'Asero i miei migliori auguri per il nuovo ruolo e alla dottoressa Soffiantini di continuare in questo percorso. Sulle STEM c'è veramente tanto da fare, insomma, quindi sia vocale sulle STEM, guardi, è fondamentale, il paese in ritardo galattico, insomma, io sono dentro Confindustria, ne so qualcosa, siamo proprio in super ritardo, lì c'è bisogno veramente di un patto con le istituzioni, secondo me molto più. Mi scusi sulla generalità, no? Cioè proprio sulle STEM noi dovremmo fare un salto di cultura clamoroso. Ringrazio tutti, al prossimo appuntamento. Grazie a voi, buonasera. Grazie.